Dimagrire mangiando non è un sogno, è una sana realtà, ma se si seguono le strategie giuste. E allora perché se io mangio ingrasso? È colpa degli abbinamenti del cibo. Tra poco vi svelo 5 consigli dimagranti per abbinare il cibo nel modo giusto. Se mangiare diventa uno stress perché dobbiamo contare le calorie, perché non possiamo mangiare questo o quello, perché dobbiamo seguire ricette complicate, eccetera, 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 inevitabilmente... Andiamo a cercare conforto negli sgarri e uno sgarro tira l'altro finché la dieta è solo un ricordo. La soluzione, per fortuna, è semplice: ecco 5 abbinamenti giusti per non rinunciare quasi a nulla. A colazione, latte vegetale invece di latte di mucca, abbinato a fiocchi o musli, ma integrali perché mantengono sazi più a lungo. A pranzo ci si può concedere anche la pasta, ma abbinata a un piatto di insalata o a molto verdure con pochi carboidrati e tante fibre e poi grassi buoni come l'olio di oliva perché aiutano a ridurre i picchi glicemici dei carboidrati a cena via libera alle proteine carni magre pesce per chi è onnivoro e legumi tofu seitan per chi è vegan o vegetariano ma sempre abbinati a una porzione ricca di verdure cotte o crude ma con tante fibre e così il metabolismo rimane attivo insieme al potere brucia grassi del corpo e se Secondo gli studi, così si dimagrisce anche più in fretta. E i dolci? Ma non vanno tolti del tutto. Un po' di cioccolato fondente ogni giorno fa anche bene. Come ho spiegato in questo video, E un dolce alla settimana non rovina la linea e salva l'umore. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video Trendy e sano naturalmente. Ciao.